Tentano di investire il capo della squadra mobile, banditi in auto contro il vicequestore Virgilio Russo, che rimane lievemente ferito nel corso di un'operazione di polizia. Betti nomina 3 nuovi assessori, Chiara Romanini vice sindaco, entrano in giunta anche Strambi e Bertoli, congelata la nomina del quarto assessore, sindaco al contrattacco contro i silurati. Maltrattavano i bovini, 8 denunce in un'azienda di macellazione lucchese, secondo i carabinieri del NAS allungavano inutilmente l'agonia degli animali. Villa Argentina pronta a luglio, l'annuncio del presidente della provincia Baccelli dopo un sopralluogo allo storico immobile via Reggino. Lo sport, il comune mi ostacola per motivi politici. Il sindaco della Lucchese Andrea Bacci scatenato nella puntata di ieri di Curva Ovest all'attacco dell'amministrazione Tambellini. Lucarelli studia in vista di Gubbio, l'allenatore del Viareggio alle prese con l'assenza di Matteini, condizioni incerte per Romeo e Marongiu. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura la cronaca, al Lido di Camaiore il dirigente della squadra mobile Virgilio Russo e un sovrintendente della questura sono rimasti feriti durante l'arresto di 2 sospettati in un parcheggio di Lido. Un terzo uomo si è dato alla fuga a piedi. Vediamo il servizio. Prima ho sentito come un incidente, una macchina che frenava e un colpo, come qualcuno che si fosse investito. Nel mentre che riuscivo a vedere ho sentito una detonazione. Tutto questo lì nella piazzetta dove c'è la macchina, ok. Proprio dietro la dedicola. Sì, esatto. E quando sono uscito fuori anche forse incoscientemente, comunque sono uscito fuori, il mio cliente mi ha detto dove vai? Mi è parso sentire un altro colpo, non sono sicuro. Uno l'ho sentito pieno. Colpo di pistola, ovviamente di arma da fuoco quantomeno. Bravo, un colpo di rivoltella. Sono uscito, ho visto 5-6 persone che stavano, c'era un parapiglia, un caos, quindi molto probabilmente, non lo so, comunque se le stavano dando fra l'altro. Questo è il racconto di uno dei testimoni del movimentato arresto effettuato dalla squadra mobile di Lucca al Lido di Camaiore in un parcheggio dietro la Croce Verde. La squadra mobile ha ricevuto notizia di una BMW senza targa con 2 sospetti a bordo. Ipotizzando un tentativo di rapina, sul posto si sono recate alcune pattuglie di agenti in borghese che hanno tentato di bloccare l'auto. Durante l'operazione di polizia è rimasto ferito il dirigente della squadra mobile Virgilio Russo, che nel tentativo di bloccare l'auto è stato investito, e un sovrintendente rimasto ferito durante la colluttazione con i 2. Medicati al pronto soccorso sono stati giudicati guaribili in 7 giorni. Gli agenti hanno quindi esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio e sono riusciti a bloccare i 2 occupanti della BMW, mentre un terzo complice a bordo di una Fiat Stilo è riuscito a darsi alla fuga a piedi ed è tuttora ricercato. Nella Fiat è stato bloccato un italiano di 37 anni residente a Pistoia, con numerosi precedenti per droga e in possesso di una considerevole somma di denaro in contanti. Gli arrestati sono 2 magrebini residenti a Viareggio che dovranno rispondere di resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Ancora la cronaca dalla Versilia. Questa mattina un cittadino nordafricano è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari sulla linea tirrenica a Migliarino. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, l'uomo aveva tentato di rapinare un transessuale. Poi ha attraversato l'Aurelia a piedi ed è fuggito attraverso i binari della ferrovia, ma in quel momento stava transitando il treno Intercity proveniente da Livorno e diretto a Milano. L'uomo è morto sul colpo. Si tratta appunto di un nordafricano privo di documenti che dovrà essere identificato attraverso gli accertamenti effettuati dalla polizia ferroviaria di Pisa, che è intervenuta sul posto unitamente al personale delle ferrovie. Dopo una sosta di circa 2 ore il treno è partito intorno alle 8. Rimaniamo in Versilia, parliamo però della situazione politico-amministrativa di Viareggio. Una novità oggi perché il sindaco Leonardo Betti ha nominato 3 nuovi assessori. Abbracci e strette di mano. Il sindaco Leonardo Betti chiude almeno in parte la crisi, nominando i nuovi 3 assessori dopo il siluramento di Gloria Puccetti, Alessandro Auger e Laura Servetti. La promozione più importante è per Chiara Romanini, che da presidente del Consiglio Comunale diventa vice sindaco, con in più le deleghe a personale, attività produttive, edilizia e lavori pubblici. Poi il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Andrea Strambi, che diventa assessore allo sport, al turismo e alla Polizia Municipale.
Infine Lorenzo Bertoli, funzionario del settore farmacie della ASL, è il nuovo assessore a bilancio, società partecipate, ricerca dei fondi europei e demanio. Rimane fuori uno dei papabili, l'ex sindaco Andrea Palestini, che ha preferito rinunciare ad entrare in giunta. E rimane vuoto anche il posto del quarto assessore in quota a Sinistra Ecologia e Libertà, perché SEL vuol prima procedere ad una verifica con il sindaco. Intanto Betti risponde così alle dure dichiarazioni di giovedì scorso degli ormai suoi tre ex collaboratori, Puccetti, Auger e Servetti. Io dico che ognuno si assume le responsabilità di ciò che dice, che poteri forti io non ce ne sono, assolutamente non mi controlla nessuno, io sono un uomo libero, l'unico potere forte per me sono i cittadini e io tutte le scelte le prendo per fare gli interessi dei cittadini. Quindi fuori dai discorsi, capisco che siamo in periodo di carnevale, poteri forti non ce n'è, si deve tenere il timone dritto, andare avanti, fare gli interessi della gente, far partire le opere, ci sono 9 milioni che ci ha dato la regione, bisogna che questi lavori inizino, bisogna riassestare questo comune, bisogna insomma fare dei correttivi tutti negli interessi della gente e se per fare questo devo sostituire degli assessori, io li sostituisco. Vi ricordo questa sera alle 21 in diretta su Noi TV lo speciale TG Noi dedicato proprio al caso Viareggio. Saranno nostri ospiti il nuovo vice sindaco Chiara Romanini, i consiglieri comunali Emiliano Favilla e Rossella Martina e il responsabile dei giovani di Forza Italia Rodolfo Salemi. Rimaniamo però a parlare della situazione a Viareggio perché non cessano gli attacchi delle opposizioni all'amministrazione comunale. Questa mattina c'è stata in municipio una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle all'attacco in una affollata conferenza stampa nella sala Didala Ghilarducci in municipio. Il capogruppo in consiglio comunale Maximiliano Bertoni ed i consiglieri Sara Romagnoli ed Alfredo Trinchese hanno affondato i colpi contro un'amministrazione allo sbando e incapace, hanno detto, di gestire i problemi della città. E hanno annunciato che appoggeranno la richiesta avanzata dal consigliere Massimiliano Baldini di una commissione d'inchiesta su quanto affermato giovedì in conferenza stampa dai tre ex assessori della Giunta Betti, che hanno accusato il sindaco di essere manovrato da non meglio identificati poteri forti. A noi come opposizione siamo coesi e compatti, chiediamo ovviamente al sindaco un passo indietro, tornare alle urne il prima possibile per il bene della città che ogni giorno di più, lo vediamo girando e essendo a contatto con le categorie, è in agonia, vive emergenze gravissime e attende risposte che in queste 7 mesi non sono mai arrivate. Ancora notizie di cronaca, un marocchino residente a Lucca e già noto all'autorità giudiziaria è stato sorpreso nella nottata di giovedì mentre stava rubando in un'auto nel parcheggio di un locale della periferia di Lucca. L'uomo è stato circondato dagli avventori del locale e l'intervento di 2 volanti della questura ha scongiurato che la situazione degenerasse in un linciaggio. Il marocchino è stato quindi tratto in arresto e processato per direttissima. Ancora, la polizia ha arrestato 3 persone per furto aggravato in concorso. I 3 sono stati sorpresi mentre rubavano all'interno del ristorante La Lampara di Torre del Lago, locale andato quasi interamente distrutto il 5 marzo del 2013 a causa di un incendio. Gli agenti del commissariato li hanno sorpresi mentre la banda stava rubando del materiale metallico. Di nuovo a Lucca, 8 denunce per maltrattamenti di bovini. Vediamo il servizio. Maltrattavano i bovini prima e durante la macellazione, in alcuni casi allungando inutilmente l'agonia delle bestie. È questa la dura accusa con cui i carabinieri del NAS di Livorno hanno denunciato 8 persone di un'azienda che macella bovini in Lucchesia, dopo aver accertato, insieme all'ASL 2, gravi e reiterati maltrattamenti. In particolare, i militari del nucleo speciale hanno appurato che il titolare dell'impianto e 7 addetti utilizzavano indebitamente attrezzature quali le mordecchie e dispositivi a scariche elettriche per immobilizzare e trascinare i bovini presso le trappole di contenzione. Inoltre, i maltrattamenti riguardavano anche la soppressione delle bestie. Anziché effettuare un unico taglio all'altezza della gola, era eseguita la resezione delle vene giugulari, anche quando l'animale, sospeso ad un paranco, era ancora in vita.
I NAS, coordinati dalla Procura di Lucca, hanno perquisito l'impianto, sequestrando documenti e le attrezzature utilizzate. L'attività è stata sospesa, mentre il titolare e i 7 dipendenti sono stati denunciati per maltrattamento di animali. La polizia ha individuato le persone che nei giorni scorsi, per la vicenda delle abitazioni ai nomadi, avevano molestato il sindaco Tambellini, il sindaco di Lucca. Si tratta di una donna di 65 anni che è stata accusata di ingiurie e molestie dopo aver chiamato anonimamente il primo cittadino e averlo ingiuriato. Sono state identificate anche le due donne che si sono presentate presso l'abitazione del sindaco chiedendo alla moglie di poterlo incontrare. Si tratta di due donne lucchesi, entrambe di circa 40 anni, che comunque non hanno assunto toni ingiuriosi, minacciosi o intimidatori. Il sindaco Tambellini, informato dalla questura sull'avvenuta chiusura delle indagini, intende ringraziare le forze dell'ordine per la celerità e la puntualità con cui hanno lavorato. Il sindaco dichiara di non volere dare seguito alla querela di parte. Ancora a Lucca, ancora con la cronaca, gli uomini della questura hanno tratto in arresto una coppia di cittadini romeni residenti in provincia di Foggia, responsabili di furti ai danni di grandi magazzini specializzati in materiale elettronico. Gli uomini della squadra volanti della questura di Lucca, in collaborazione con la squadra mobile, hanno bloccato e tratto in arresto una coppia di cittadini romeni, ma residenti in provincia di Foggia, specializzati in furti di materiale elettrico e danni di grandi magazzini. Le indagini sono iniziate giovedì intorno alle 14, quando un vigilante del negozio Medaworld di San Vito ha segnalato la presenza di un uomo e una donna che si aggiravano con fare sospetto. Giunta sul posto una volante, gli agenti hanno sorpreso l'uomo che stava togliendo l'involucro antitaccheggio da un cellulare, mentre non c'era traccia della compagna. Portato in questura e denunciato per tentato furto, è stato rilasciato, ma pedinato da agenti in borghese. L'uomo si è quindi recato in treno a Porcari, dove attenderlo c'era la complice. I due sono stati bloccati nei pressi del casello autostradale di Altopascio. A bordo dell'auto, una Fiat 500 presa a noleggio, è stata trovata la refurtiva, frutto di furti operati anche in altri negozi di altre province, come testimoniato da un appunto dove due annotavano gli esercizi derubati. Il valore complessivo della merce si aggira intorno agli 11.000 euro. La tecnica era semplice, l'uomo liberava gli oggetti dall'involucro protettivo con un apposito strumento, mentre la donna, in un secondo momento, li inseriva in una borsa imbottita di fogli di alluminio per eludere i sistemi di sorveglianza. I due sono stati dunque tratti in arresto e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un'operazione resa possibile grazie all'intensificazione dei controlli sul territorio da parte delle polizie di Stato. Assolutamente, abbiamo fornito dei dati inoppugnabili che documentano l'intensificazione dei controlli sul territorio e soprattutto della perfetta sinergia tra azione sul territorio e azione investigativa, con risultati, devo dire, che sono sotto gli occhi di tutti. Nella nottata malviventi hanno messo a segno un furto alla profumeria Rossi in via Rosmini a Viareggio, hanno utilizzato un tombino di ghisa ed hanno infranto la parte bassa della vetrina per introdursi all'interno e rubare confezioni di profumi pregiati. E adesso l'ancora di Sergio Talenti. Neppure questa settimana purtroppo ci porta buone notizie. Tre giorni fa il capo della Protezione Civile ha informato che la nostra provincia è tra le più disastrate in Italia a causa dei danni subiti per terremoti e alluvioni, computati per milioni di euro, ancora 33 famiglie sfrattate. Contemporaneamente l'Agenzia regionale ARPAT sull'ambiente informa che Lucca è la seconda città in Toscana per eccesso di polveri sottili. Dunque, dissesto idrogeologico e inquinamento da polveri sottili, che gli esperti dicono essere cancerogeno, sono i due grandi fattori a rischio che assediano il nostro territorio. I soldi non ci sono e bisogna pensare anche che il governo nazionale stanzia per le alluvioni una somma pari a circa 40 milioni di euro, quando la nostra provincia soltanto in 3 anni ne ha spesi 18 milioni per riparare gli argini del cerchio. Solo un paio di riflessioni. La prima è che, sia pure in maniera diversa, siamo tutti responsabili, sia gli amministratori folli che i cittadini ciechi, rispetto alla cementificazione del nostro territorio. La seconda è che, se vogliamo evitare questa specie di catastrofe permanente, bisogna trovare i soldi là dove sono, cioè negli ambiti dove vige la corruzione politica e l'evasione fiscale.
E forse questo ci fa capire perché qualche mese fa Sole 24 Ore, un giornale di grande prestigio, fa precipitare Lucca al 60° posto delle città italiane in quanto a felicità. A Viareggio l'amministrazione provinciale annuncia Villa Argentina sarà completamente restaurata entro luglio. Vediamo. Ripartono i lavori di restauro di Villa Argentina, vero e proprio monumento allo stile Liberty nel bel mezzo di Viareggio. E la villa sarà finalmente pronta entro il luglio di quest'anno. Lo ha annunciato il presidente della provincia, Stefano Baccelli, al termine del sopralluogo condotto con il presidente del Consiglio provinciale, Andrea Palestini, il dirigente del settore cultura, Paolo Benedetti, la dirigente del servizio urbanistica, Francesca Lazzari, l'ingegnere Gabriele Cerri e l'architetto Marta Giannini. Quello di Villa Argentina è stato il cantiere più travagliato degli ultimi anni, ha detto Baccelli, con la provincia nel 2012 costretta a risolvere il contratto con il raggruppamento di imprese che si era aggiudicato i lavori a causa di gravi ritardi e inadempienze nell'opera. Adesso si riparte. La provincia mira a far diventare la villa come il centro nevralgico della promozione della cultura e del turismo in Versilia. I contenuti però saranno stabiliti in accordo con il Comune di Viareggio e l'Unione dei Comuni della Versilia. Intanto la provincia sta già pensando ad un grande evento subito dopo la riapertura della villa. Intanto noi iniziamo come amministrazione provinciale proponendo una mostra importante dedicata al centenario della Prima Guerra Mondiale con una figura straordinaria come Lorenzo Viani, ma vorremmo allargarla ad altri personaggi del mondo della cultura anche letteraria, pensando ad esempio ad Ungaretti e alla sua esperienza proprio nella Prima Guerra Mondiale. Insomma, Villa Argentina sarà uno straordinario contenitore, ma vogliamo che sia ricco di contenuti molto vicini a Viareggio, ma anche di spessore nazionale e forse internazionale. È stato presentato dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Lucca, Francesca Pierotti, dal presidente della Fondazione Banca del Monte, Alberto Del Carlo, e da Elisabeth Franchini, responsabile del progetto Città di Lucca diventa accessibile, il secondo lotto dei lavori di realizzazione di un percorso Loges per non vedenti che dalla stazione di Lucca arriverà fino a Piazza San Martino. Il primo lotto del progetto ha interessato la zona tra Piazza San Martino, Piazza Antelminelli e Piazza San Giovanni. In complesso, al termine del progetto, è prevista la realizzazione di un percorso di 2.240 metri lineari totali. Domani torna la giornata del farmaco. Vediamo il servizio. Sono 11 le farmacie della provincia di Lucca che hanno deciso di aderire alla 14ª giornata di raccolta del farmaco organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Un modo per raccogliere medicinali da automedicazione che verranno destinate alle persone in stato di povertà su tutto il territorio nazionale. Le farmacie che hanno aderito sono la Angeli, la Contucci, la Maffei, la Novelli e la Comunale 24 Ore a Lucca, la Santissima Annunziata a Segrumigno, la Castellani a Viareggio, Di Ciolo a Forte dei Marmi, Mollica a Ponte Allagna, Sodini a Borgamozzano e Lupetti a Pieve Fosciana. Le persone potranno acquistare e donare farmaci da qualsiasi prezzo in base alle proprie possibilità. A chi saranno destinati questi farmaci raccolti? I farmaci raccolti nella nostra provincia andranno al CEIS di Lucca, al gruppo accoglienza emigrati, alla casa famiglia delle sorelle di Santa Gemma di Camigliano, all'associazione Il Germoglio di Viareggio, al gruppo Hauser di Forte dei Marmi e alla Misericordia di Borgamozzano e di Corsagna. Perché è importante per queste associazioni avere dei farmaci? Ogni anno le richieste delle persone assistite dagli enti che noi abbiniamo ad una farmacia per quanto riguarda la donazione del raccolto vengono a chiederci sempre di più medicinali per via delle crisi che comunque colpisce anche il settore sanitario all'interno della famiglia. Diciamo che noi riusciamo a soddisfare il 50% delle richieste che ci vengono fatte dagli enti con la possibilità che abbiamo quest'anno di avere a disposizione 11 farmacie che hanno aderito alla proposta del Banco Farmaceutico, contiamo di raggiungere una percentuale maggiore rispetto a quella che abbiamo raggiunto l'anno scorso. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.